far durare le pasta, pasta nera, pasta rossa o comunque i sigillanti in generale, io uso questo trucco. Ne faccio uscire un pochettino di più. Sporco il collo del tubetto. E quindi avvito il tappo. Avvito il tappo senza stringerlo troppo perché spesso si spezzano. E quindi ristendo l'eccesso di guarnizione sopra il tubetto. In questo modo il tubetto è sigillato e anche a distanza di mesi, anche 6-7 mesi tranquillamente, ho ancora la pasta all'interno buona e è ancora utilizzabile. Io di solito le guarnizioni in carta le bagno o di olio se sono motore o se sono come in questo caso della parte del raffreddamento le bagno con l'antigelo. In questo modo non si incollano al pezzo e quindi se un domani dovessi smontarla riesco a staccarla senza romperla. Per lo spurgo colleghiamo un tubetto trasparente che deve andare in alto per almeno una parte e poi dentro a un barattolino. La vaschetta dell'olio piena, tubo collegato e raccordo aperto. Andiamo all'interno. Ok, l'importante è non far mai andare a zero il livello dell'olio. Facciamo così un paio di volte. Chiudiamo il raccordo e vediamo come si comporta il pedale. Facciamo il livello. Tappo. Lavoro finito. Un trucco per sganciare i tergicristalli è quello di premere in questa zona qua in avanti. Si preme e a quel punto vengono via. Per togliere il parapolvere, il sistema che uso io è inserire il cacciavite a taglio sotto al bordo del parapolvere e quindi ruotarlo in modo che vada a far leva. Facendolo in un paio di punti, il parapolvere esce. Un piccolo trucchetto per aumentare la vita dei cuscinetti è togliere una delle due paratie e riempirli di grasso. Questi cuscinetti sono stagni e quindi arrivano già col loro grasso di serie. Però ovviamente la quantità di grasso che viene messa dalla casa è sempre abbastanza esigua. Io di solito li riempio da entrambi i lati di grasso e poi li richiudo. Quando stringiamo il pernoruota,
Il cerchio viene messo a pacco contro la gamba destra della forcella. La gamba sinistra è libera di muoversi. Infatti, se io adesso faccio questo lavoro, non so se si riesce a vedere, ma riesco a spostarla di qualche millimetro. Quindi, se noi andiamo a stringere questo bullone con il fodero della forcella non perfettamente parallelo a quello dall'altro lato, andremo a penalizzare la scorrevolezza della forcella. Quindi adesso lasciamo questo bullone bollo e finiamo di assemblare l'impianto freno. E quindi andremo poi ad allineare la forcella e verrà stretto per ultimo. Allora, diamo un paio di pompate sul freno anteriore per avvicinare le pastiglie. E quindi, tenendo frenato, spingiamo su e giù la moto un paio di volte. Ora possiamo stringere il bullone sulla forcella.